diciamo che, come dicevo prima, completa i petali, ma è un petalo pesante, molto importante, penso. Abbiamo chiuso gli accordi con diciamo, le altre forze della difesa, questa è la, diciamo, la forza pesante della difesa, nel senso che poi quella che mette gli scarponi sul terreno, e credo che chiuderlo con le problematiche ambientali come focus comune rispetto alle quali c'è una sensibilità delle forze armate, dell'esercito, relativamente ai tematismi di rendere compatibili o quantomeno di porsi il problema di come rendere compatibili e di fare un percorso di valorizzazione anche di patrimoni naturalistici e patrimoni ambientali che sono a disposizione della difesa e forse sono stati anche salvaguardati dai vincoli della difesa. Penso a moltissimi posti di grandissimo interesse, penso alla zona di Capoteolada, penso a Portopino, penso a altre zone, no? Attorno, che in realtà si sono salvaguardate anche da una speculazione edilizia che noi verifichiamo col consumo di suolo. Rendetevi conto che sulle coste italiane nei primi 300 metri c'è quasi il 27% della trasformazione del suolo naturale in suolo artificiale. Allora, per un ente come ISPRA, per un sistema nazionale dei controlli ambientali e non solo, è estremamente importante che con gli attori principali che operano sul territorio, in termini di habitat naturale, cioè di sviluppo territoriale, di ciò che agiscono sul territorio, avere un rapporto e un confronto e una costruzione comune di lettura di ciò che avviene o di costruzione di strumenti e metodi, penso che sia uno degli elementi principali ed è stato la guida per questa presidenza e questa direzione generale. Io credo che questo sia un elemento importante. I colleghi qui presenti, guardo dagli ispettori a quelli che si tuffano in mare facendo finta di ispezionare, andare a prendere invece i pesci, no, che si cucinano poi sulla piastra il giorno dopo, no, perché lui ha poco da prendere con i fumi, lui magari che va sott'acqua, cioè va in mare, no, riesce anche a avere questo aspetto ludico ma estremamente importante della biodiversità che in qualche modo sembra lontana, ma in realtà nei nostri discorsi è molto vicina. Proprio parlando di zone sensibili in cui la difesa opera, io ritengo ci siano anche nel demanio in generale, ma nelle aree anche di operazione, c'è molto su cui pensare e meditare per valorizzare anche questo processo che per noi vuol dire una risorsa enorme del paese. Molti si dimenticano che ad esempio la parte biodiversità in Italia rappresenta uno dei patrimoni più grandi, che non è declinato solo in termini di turismo, ma poi declinato in termini economici. Basta pensare al significato della pesca e non solo della pesca, basta pensare alla fauna selvatica e o al mantenere un equilibrio questa con la parte di allevamento, di zootecnia, di agricoltura. E quindi in questo il nostro territorio lungo e largo, con 8.000 chilometri, lungo e largo perché una cosa è avere, voi lo sapete benissimo, avere delle piane sterminate nelle quali si possono fare anche, diciamo, aree sufficientemente dettagliate. Noi appena ci allarghiamo un po' andiamo a finire sull'Adriatico o sul Tirreno da una parte e dall'altra con gli Appennini in mezzo e non parliamo di sopra. Penso che sia un grandissimo risultato. La ringrazio, Presidente. Una volta, sempre parlando di Sardegna, dissi quello che pensavo, parlando di Capoteolada, e scrissero sui giornali, parla il solito generale. Il suo generale, come devo parlare? Come parlano di solito i generali? Così almeno è la mia formazione. Però ero convinto di non aver detto, diciamo, cose sbagliate, continuo ad esserne convinto, perché lei me l'ha confermato. I siti comunitari protetti nascono sui poligoni militari, quindi se nascono sui poligoni militari vuol dire che tutti questi danni probabilmente, anzi sono sicuro, noi non li facciamo. Indubbiamente abbiamo bisogno di addestrarci, cioè abbiamo bisogno di sparare perché i nostri soldati debbono comunque essere in grado di potersi difendere e devono essere in grado di poter impiegare le armi che hanno. Però noi lo facciamo avendo il massimo rispetto dell'ambiente, tenendo sotto controllo le aree che impieghiamo perché determinati valori non siano superati ma sono sempre al di sotto della soglia
e cerchiamo di introdurre in servizio sistemi nuovi, come per esempio il sistema di addestramento che stiamo introducendo in servizio con qualche difficoltà per l'opposizione di qualche regione amministrativa, ma stiamo cercando di introdurre in servizio, stiamo introducendo in servizio dei sistemi che consentono di sparare di meno, addestrando il personale, quindi di ridurre al minimo l'esigenza delle esercitazioni cosiddette a fuoco, sempre nel massimo rispetto dell'ambiente. E quello che noi fino adesso comunque abbiamo condotto da soli, oggi con la firma di questo protocollo potremmo condurre ancora meglio, ma la nostra idea, la nostra quello che ci spinge, diciamo, ci ha spinto a questo accordo è anche il fatto di poter collaborare con ISPRA e poter fornire ad ISPRA tutto quello che è la nostra potenzialità tecnica, perché in un quadro di sinergia tra le istituzioni dello Stato si possa migliorare sempre di più il benessere di questo Paese, sotto l'aspetto ambientale, sotto l'aspetto storico-culturale. Stiamo facendo lo stesso lavoro sotto l'aspetto storico-culturale, facendo una grossa opera di monitorizzazione di tutto quello che abbiamo nei sedimi che noi utilizziamo, perché questo ci ha consentito di verificare ancora una volta che quello che abbiamo è stato mantenuto, ma non solo vogliamo mantenerlo, ove possibile vogliamo anche valorizzarlo. E quindi la nostra disponibilità nei confronti delle sinergie con le altre istituzioni dello Stato è totale. E io devo dire, ho trovato in ISPRA del personale meraviglioso, dei colleghi meravigliosi sotto tutti gli aspetti, con cui è nato subito un grosso rapporto, oltre che diciamo professionale, anche di amicizia, e sono sicuro che potremmo raggiungere insieme dei risultati migliori. E questo a vantaggio del nostro Paese, a vantaggio delle generazioni future, a cui abbiamo il dovere di lasciare un mondo che si conservi il più possibile, anche se, ahimè, l'inquinamento avanza, perché comunque il mondo ha bisogno di energia per andare avanti e questa energia deve essere trovata, però se noi possiamo anche ridurre nel futuro, trovando delle energie alternative, nel frattempo conservando quello che abbiamo, noi siamo a completa disposizione per il bene della collettività. Siamo qua. La ringrazio, Presidente. Siamo qua.